The Show. Secondo uno studio condotto da un'università americana, detto fatto è il format più richiesto su The Show. Nonostante questo, il 42% di voi guarda i nostri video senza essere iscritto. Le persone che guardano i video senza iscriversi, persone bruttissime. Proprio da ammazzare. Così esagerato. Mettiamo in galera. E comunque, sempre secondo l'università americana, noi ci siamo rimasti molto male. E quindi... No, iscrivetevi! È gratis! Che è The Show! The Show! Comunque ragazzi, voi iscrivetevi, è gratis. Anche per questo episodio vi abbiamo chiesto sui nostri social cose da dire e fare agli sconosciuti. Ce ne avete inviate tantissime e noi abbiamo eseguito. Questo è... Entrate in un negozio, ormai tutti hanno la mucchina all'ingresso. Invece di disinfettarvi le mani, riempite un vostro flacone perché l'avete finita. Non è qua per riempire il tuo? Ah, non è quella per disinfettarsi le mani? Sì, ho capito, ma non è che lo prendi, ti pulisci le mani, non è qua per riempire il tuo. Ah, scusami, posso disinfettarmele? Per quello che hai messo dentro. Ho capito, però che modo è questo? Cioè, qui è posta per i clienti. Qua apposta non per riempirti i vasetti del tuo. Ho capito, ma se è gratis, è gratis. Non lo so, prendi anche uno zucchero 2 kg, porto a casa. Ma ci ho già provato anni fa e non me l'hanno fatto fare. È gratis? Ah, grazie mille. Chiedevo. No! Posso riempire almeno questo piccolino? No, ti ho detto di no. E no, non sono qua per riempire i tuoi cosi disinfettanti. Quindi io non posso entrare in un bar e riempire i miei barattoli con della mucchina? No, mi spiace per te, ma qui no. Ah no? Allora se non posso, non posso. Allora andrò in giro con le mani sporche rischiando di... Sì, benissimo. Vabbè. Grazie. Un goccino piccolo. Imitate Mario Giordano usando la vetrina di negozio come fosse il plexiglass di cui si lamenta con Donato nel video che lo ha reso un meme. Donato! La scatola di plexiglass! Come cetrioli sotto cesso, Donato! La scatola di plexiglass! Donato? Ma è plessiglass quello fuori? Fuori. Questo? Donato, il plessiglass dove scatolare i bambini a scuola! Come se ti hai sotto il cielo! Donato! C'è Donato, signor Donato? Mi sarei sbagliato negozio. Prenotate un reso Amazon, quando arriva rendete i pantaloni che avete addosso. Voi dovete fare un reso Amazon? Sì! È lei per il reso Amazon. Dove lo metto il pacco? Arrivo. Ok. Dov'è il pacco? Qua. Ma stai scherzando? In che senso? Ma veramente mi devi dare sti cosi? Sì, non mi vanno. Impacchettare, ho capito, mica secondo te li porto via così. Me li devi impacchettare. Vabbè, li impacchetto un attimo. Pensavo di andare al mare, non vado, mi vanno pure stretti. C'ho anche la ciabatta, aspetta. La lettera di vettura? Sì, ce l'ho la lettera. Aspetta, un pacchetto. Tanto questo va direttamente a loro. Uno. Sì, vabbè, aspetta. Qua. Toh. Che c'è? Ma secondo te mi prende la cosa che ti sei messo in mezzo di co***o? Ho capito, non ha le tasche, quel costume, che è uno dei motivi per cui lo rendo. Voglio dire, cosa devo fare? Già devo stare a casa quest'estate, capito, mi sono preso il costume, la piscina l'ho messa sotto. Devo fare i tuffi. Ti prendo la cosa che ti sei messo in mezzo di co***o. Ma me li lavo, eh. No, quindi io, lei io si... Poi io devo impacchettarlo dopo sto co***o. Io non lo tocco, mamma, non ci penso. Mamma, cioè, non ha mai toccato un paio di... No, di co***o. Fidati di no. Entrate in un negozio di vestiti per bambini e chiedete una maglietta a taglia 4 anni. Quindi provatela. Giustificatevi dicendo che vi piace vestirvi attillati. Posso vedere solo lo polo? Posso? Taglia riserva. Questo qua va bene, 4 anni va bene. Questo è cotone? Sì. Bellina. Posso un secondo vedere se... No, mi sa che è un po' piccolino questo. No, ma qua vediamo solo per bambini. No, lo so, che io sto un po' attillato. Aspetta che forse se faccio così, ecco così un po' si riesce. Ma per quale motivo la stai rompendo? No, lo stavo provando, signora. Cioè, è bello il colore, ma mi va davvero strettino, signora. Se ho un altro modello di questo colore, lo posso provare? Peccato perché... No. Andate da una ragazza e ditele, fa caldo, limoniamo? Ciao. Ciao. Che caldo. Ci facciamo una limonata?
un limone duro, io e te. No. Non ti va? No. Con la mascherina possiamo farla anche se. Cioè, se non. Cioè, sai il limone proprio duro, limoniamo proprio. Non. Dai. No. No, no, cioè erano freschi. Per spremere? No, no, il limone duro proprio, senti, tieni, è duro, tu lo prendi e così vai. Non ti rinfresca questo caldo, capito? Ah no, vai, vai. Intendevo questo, limoniamo insieme, a distanza, perché comunque... Sto già meglio. Suonate a un vostro vicino di casa e chiedetegli se il lockdown è finito, perché voi non siete ancora usciti di casa. Ciao. Sì, ah, ciao, dimmi. Ciao, ma è finito? Finito cosa? Il lockdown. E cos'è? È la chiusura forzata in casa. Beh, penso di sì. Cioè, si può uscire adesso? Eh certo che ah, ok, uscire. No, perché ho paura di prendere la multa. Se si può uscire, perché tu sei in casa? Tu ah, mi... no, io... Vabbè, dai. Mi confermi che si può? Certo. Ok, grazie mille allora. Allora vado. Con un monopattino elettrico rifate la scena di Mario Giordano che gira per il suo studio televisivo urlando il bonus monopattino! Donato! Donato! Il bonus monopattino! Che cosa si sono inventati? Donato! In un campo da basket trovate il modo di fare canestro usando una scala durante la partita di qualcuno. Raga, scusate se vi interrompo, farò un attimo un controllo. Mi tenete la scala un secondo, perdonami. Grazie. Perché è vero? Cos'è che ha? È un po' sbilenco. Palla! Ok. Sì! Andiamo, fischia! Sono 3 mesi che non faccio sport! Chiuso in casa non ce la facciamo più! Porca vai, c***o! Portarci a casa la scena con i vestiti per i bambini non è stato facile. Abbiamo fatto un po' di tentativi e rotto altrettante magliette. Sto cercando una polo, se c'è qualche polo leggera. Questo va bene che è un colore abbastanza estivo. Ma cosa sta facendo? Me la rompe! Cioè il colore mi piace un sacco, soltanto che mi va un po' strettina questa qua. Io vesto un po' attillato, però così forse è un po' troppo. Devo chiamare qualcuno? Uno stylist? Cioè questa è la più grande? Comunque è stato molto gentile, se ne appoggio qua allora. Ah sì? No, adesso gliela pago. In realtà era solo un modo per far tornare a girare l'economia dell'industria dell'abbigliamento infantile. Infatti abbiamo pagato tutte le magliette provate da Alessio. O quasi tutte. In un negozio abbiamo rinunciato alla scena, dopo che ci siamo accorti dei prezzi un po' oltre le aspettative. C'è prezzo? Porca quanto costa? 168 euro. Dopo una conversazione in codice, decisamente cringe. Che cosa? Che aver la certezza? No, magari si poi gli vada bene. Anche la scena dell'igienizzante per mani ha richiesto diversi tentativi. Menzione d'onore per questa simpatica signora. Cosa stai facendo? Scusa. Ehi! Cosa stai facendo? Mi disinfetto le mani. Non è per disinfettarlo? Sì, certo, ma grazie. Non capivo la boccetta che... No, sto riempiendo la sua boccetta. Sì, la mia, quella di mia zia, di mia nonna e della mia cuginetta. Non è che noi abbiamo da distribuire a tutto il mondo. Ah, io avevo capito che fosse gratis nelle attività commerciali. È gratis nel senso che il cliente che viene a vedere il negozio... Ah, io lo guardo volentieri il negozio, è davvero un bel negozio, che... bellissimi grazie. Prodotti. Ma non puoi fare una cosa del genere. Vai a un supermercato, in una farmacia, no. Lo compri, scusami. Ma comprando devo spendere i soldi. Perché secondo te il mio capo non ha speso i soldi per prendere il vabbè, ma rimane una cosa tra me e lei, il suo capo... Certo, non... guarda, mi dispiace, non sono d'accordo su quello che stai facendo. Non posso... Non puoi farlo. Posso prendere un paio di guanti? Sono gratis i guanti? Grazie. Allora li prendo tutti. No, i guanti allora. Sono gratis da metterne un paio. Ho capito, però signora vede, cioè lei mi dà informazioni discordanti. Ma se due sono gratis, gratis per due fa gratis, gratis per tre fa gratis, gratis per quattro fa gratis, arrivederci. Quindi non posso. Non puoi. Prendo l'ultimo filino se posso. Grazie, salve. Scusi signora, sono andato in bagno. Vai al negozio, per favore, penso che ti sono solo me. Mi scusi, l'ultima che sono andato in bagno, non vorrei che.
Guarda, chiudo la porta. No, era l'ultima perché ho usato ancora la toilette qui, era un po' sporca, signora. Alessandro però era fissato con il meme di Salvini, quindi abbiamo rigirato la scena finché qualcuno non gli ha risposto no alla domanda: ah, non posso? In che senso? Cioè, fammi capire una cosa, se io vengo qui e voglio riempire le mie boccette, non posso? Ah, guarda, se te lo porti da casa puoi riempire quello che vuoi. Vabbè, allora un caffè. Non se... Guarda, ho visto la telecamera. Allora è finita così. Posso sì o no? Dimmi un no. Ho bisogno di un tuo no per chiudere la questione. Che devi invitare Salvini. Esatto, capito? Ah no! Tu sei Floris. Vai in un altro e io sono Salvini, ok? Un po' più in forma, insomma, ma... E tu... Vabbè. E prova a riempire le mie boccette con un deterrente. Risponde al proprietario. Con un igienizzante. Proprietario, scusi, se io entro in un bar e provo a riempire le mie boccette con un igienizzante per le mani, cioè posso? No. Ah no? Ah no? Mentre registravamo questo video, abbiamo incontrato un personaggio veramente incredibile. Ah, grande. Sì, c'è un bar qua vicino a cui possiamo fare uno scherzo? Dove non ci può. Ma possiamo fare dei cinesi, non cambieranno niente. Vabbè, dai, non dir così, poverini. Di dove sei? Carugate? Milano. Milano, che Carugate? Non lo so. Cos'era il tema? No, il tema era nella... Detto Fatto è presente? Sì. Nella intro di Detto Fatto mettiamo un innesto per convincere le persone di iscriversi. L'hanno ripetuto così tante volte che a quest'ora dovreste essere iscritti, ma se non lo avete ancora capito, il 42% di chi guarda i nostri video non è iscritto al canale, quindi... Ragazzi, iscrivetevi a dei show che sono i migliori. Io sono un milanese. Oh! Era uno scherzo, signora. Anche scherzo del cavolo. La cosa è insonorizzato, quindi dentro non si sentiva nulla. Così. Guarda che è davvero buono, è lavato, cioè però ce l'avevo in tasca, aspetta, mi rimetto la mascherina. Mangiarla così non mi... Non ti piace? Allora lo vuoi tenere, te lo regalo se vuoi, un ricordo pazzesco. Grazie. Ti piace Giordano? Sì, lo guardiamo. Però al momento tutta questa cosa qua. L'avevo fatto apposta, uno non ci arriva. Non sono pazzo. Allora, aspetta, ti faccio fare. Col fatto ce n'è parecchi. No, infatti immagino, vai, vai. Di più, di meno, poco cambia. Volevo complimentarmi per la prontezza di intervento che l'hai sottratta. The show. The show. A me sono venuto a fare lo scherzo qui. Ah sì? Sono già venuti da lei, The Show. Spero voi abbiate apprezzato il gesto atletico di prendere il passaggio. Me l'hai fatto un po' corto, devo dirti. È fatto apposta, vuoi che... Ma bravissimo. Le sono piaciuti, quindi. Dopo siamo diventati amici. Prima lo stavo pazzando. Ma da visto che cominciavo a arrabbiare, allora... Sei diventati amici. Ma li ha più visti quei due ragazzi? Non li ha più visti. Tu mi hai detto dello zucchero. Abbiamo fatto un paio d'anni. Sì, un paio d'anni fa siamo entrati. Lo zucchero è gratis. Adesso te la faccio vedere. E ho preso tutto, sei incazzato come una iena, giustamente. Poi dopo siamo diventati amici. Ma questo è pazzo. Va bene, ce n'è di giro, però. Diamo dei consigli anche a chi ci sta guardando, cioè. Era un approccio, andava bene, basta essere educati, uno poi insomma dice no. Sì, no, in realtà cioè, mi sembrava molto strano che tu ti approcciassi tutto, cioè, vicino. Ragazzi, non è detto che siano tutte gentili come lei, quindi evitate di andare da ragazze a chiedere di limonare, basta essere educati. Educati, non esagerare, insomma chiedete, se dicono di no ve ne andate, non rompete i m***i. Eventualmente lo posso cambiare se non mi va bene? Perché mi sembra che sia un po' difettoso. Lascia. No, dai. Dai, facci pagare almeno il caffè. Vabbè, allora prendo anche una bottiglia di vodka. Non so se l'avete capito, ragazzi, ma il 42% di voi guarda i nostri video senza essere iscritto. Solo voi potete fermare questa vergogna iscrivendovi al nostro canale. È gratis, fatelo per una questione umana, fatelo per noi, ma anche perché più iscritti abbiamo, più contenuti di qualità potremo portare. Se invece volete un altro episodio di Detto Fatto, basta lasciare un like, perché a 150.000 like torna il format più richiesto da tutte le università del mondo. Beh, non mi resta che commentare, anche se l'avete già fatto durante tutto il video, suggerendoci cosa fare, perché non fai tempo ad uscire sto video, che già ci scrivete un commento su cosa fare o cosa dire a sconosciuti. Continuate a farlo, anzi voglio battere il record di commenti. 10.000 commenti e Alessandro si spoglierà. Cioè, si spoglierà, perché così io sono qua tranquillo. L'estate, ragazzi, è la stagione più adatta per seguirci su Instagram. Appaiono qui i nostri profili, il mio, quello di Alessio. Potete vederci in costume a casa nostra, oppure su The Show potrete vederci sudare mentre lavoriamo. E ragazzi, iscrivetevi al canale, perché se non l'avete capito, il 41% di voi guarda i nostri video senza essere iscritto. Ma cioè, arriviamo almeno al 30. È siamo molto difficile. 39, mentre giravamo siamo ah, sì? Iscritti. Ma cos'è? Tipo pagnoncello? In diretta. Ragazzi, arriviamo, anzi, io vorrei, mi sogno di arrivare al 0%, però è impossibile. Però
vediamo. 15%, iscrivetevi qua, cliccate.